Italia del 1955, Nencini si trova ad affrontare per la seconda volta i grandi campioni italiani e stranieri. Conquista la maglia rosa nella prova a cronometro Cervia-Ravenna e la conserva fino alla penultima tappa, la Trento-San Pellegrino. È il 4 giugno, il giorno di una di quelle dure prove che i grandi campioni subiscono. Nencini è con Magni e Coppi. Ad un certo punto Nencini fura. Magni caccia un urlo, scatta e con lui vola via Coppi. La beffa è consumata. Il campionissimo vince la tappa e Magni indossa la maglia rosa. A Milano, il giorno dopo, è il trionfo di Magni. Ma durante il percorso dell'ultima tappa, i tifosi applaudono Nencini. Hanno capito il dramma del giovane mugellano e il suo grande valore. È il crisma della popolarità. È il 1957. Si avvera il grande sogno. Nencini vince il Giro d'Italia con 19 secondi di vantaggio su Bobé, sfruttando la rivalità tra il campione francese e Gaul. Indosserà la maglia rosa a Trento e la porterà fino a Milano. La media è di 37,488 km orari, un record che ha resistito per ben 26 anni. Trascorrono altri due anni non molto significativi. Dalla Clorodont passa alla Carpano. Poi, nel 1960, tocca l'apice della carriera. Giunto secondo al Giro d'Italia ad appena 28 secondi da Anquetil, Nencini affronta il Tour de France. Nella prima tappa del Tour, dopo il cronocircuito di Bruxelles, indossa la maglia gialla che manterrà anche nella tappa successiva. Poi la perde, ma la riconquista nella decima tappa. L'avversario più temibile è Roger Rivière. Nella Millau-Avignon, nella discesa del Père Jouret, avviene il dramma. Nencini, che è un discesista ai limiti della spericolatezza, affronta una curva seguita da una controcurva strettissima. Alle sue spalle Rivière sbanda con la ruota posteriore e vola in un canale. Si frattura la spina dorsale. È la fine della carriera del campione francese. Nella penultima tappa la carovana multicolore passa da Colombey-les-Deux-Églises, dove abita De Gaulle. Il gruppo è compatto. Il patron del Tour ferma la carovana e presenta al presidente francese la maglia gialla. Gastone Nencini, italiano. De Gaulle precisa. Gastone Nencini, fiorentino. Parigi è ormai vostra. Lo merita. Complimenti. Gastone, farfuglia un incerto merci. Parigi è il trionfo di Nencini, l'unico toscano dopo Bartali che ha vinto un Tour de France, la corsa più bella del mondo, come l'ha definita Hemingway. Gli porgono un mazzo di gladioli e subito dopo gli altoparlanti annunciano che Nencini si recherà all'ospedale per offrire i fiori a Rivière. Dal pubblico scoppia un prolungato, caldo applauso. Non aveva vinto un uomo, ma un carattere.
Al rientro a Firenze, alla stazione, lo attendono 20.000 tifosi. Ci vorranno 2 ore per raggiungere la sua casa. Per il carattere leale di Gastone, l'episodio penso più significativo sia stato dopo il Giro di Francia a dividere i premi, cioè ora parliamo anche di questo. Che lui diede tutto, oltre a Gregari, ai collaboratori. Tutto il suo premio lo divise e non prese neanche una lira delle sue parti. Quindi penso che questo sia stato un gesto di quello che era veramente Gastone. Nel 1961, durante la Menton Roma a tappe, proprio nel suo Mugello, alle croci di Calenzano, Nencini cade rovinosamente in questa curva. Rimane inattivo per qualche mese, riprende a correre per un po' di tempo, poi abbandona, ma spesso torna a Barberino dai suoi tifosi. Esce di scena in punta di piedi, come era nel suo carattere. Lui venne un'estate, dopo era 5-6 anni che aveva cessato di correre, anche forse qualche anno in più. E l'estate era solito venire un paio di mesi in campagna perché abitava ancora la mamma e i fratelli. E un sabato mattina viene lì a San Perazziere, da Paleo si chiama il negozio di parrucchiere. E io abbiamo comprato la bicicletta, erano 10 giorni che andavo in bicicletta. E si presenta Gastone con la bicicletta, perché noi tutti in capannello, perché era sempre una festa, era sempre Gastone, nel cuore degli sportivi gli è sempre rimasto tale. E io gli ho fatto la battuta, dico Gastone, dico guarda, stai attento, perché quando tu mi trovi scansati, dico, perché ti fa la divisa, dico, vo come un treno. E lui è rimasto un po' perché non mi aveva mai visto in bicicletta. Dopo 2 sabati, rieccoti dalla mattina, è venuto appositamente a cercarmi. E io ero lì, mi sento battere, e dicevo, allora dici, che tu fai? La bicicletta non tu l'hai, ma dico, guardalo qui. Dice, io sono già pronto, ti puoi venire. Allora si fece una gran risata, tutti gli dicono, ma tu vorrai scherzare? Dico, io ho fatto la battuta, lui l'aveva preso un po' sul serio, infatti poi si fece una risata generale, l'accompagnai fino al Bilancino, però quando si arrivò per la strada di Massa Rondinaia, saltò sui pedali e mi lasciò lì, mi volle dare lo schiaffo, mi volle dare. E io mi mise a ridere proprio soddisfatto, perché per me la fu una gioia pedalare 5-6 km insieme a Gastone, mi raccontare i particolari, e vederlo, io era sempre in bicicletta, era sempre su stile inconfondibile, si riconoscevano in mezzo al gruppo a 100 corridori. Gastone scompare nel 1980, lasciando la moglie Maria Pia e 4 figli, Giovanni Battista, Elisabetta, Saul e Lapo, i 2 gemelli che ci hanno accompagnato in questa storia. Gastone era nato come corridore per fare le corse a tappe, perché era forte sul passo, era forte in salita, non era molto veloce, ma era un grande decisista, tant'è vero che una volta per staccare tutti nella ricerca delle croci cadde, si fece molto male e stavamo molto in pensiero. Come corridore era buono, non assomigliava tanto a mio fratello, io lo vedo bene anche perché assomigliava a mio fratello e che purtroppo anche lui si è andato via tra questo.